Va bene, devo dire la verità, sì. A parte qualcuno che non facciamo i nomi, un paio però. No. No, va bene, c'è stato secondo me il giusto equilibrio tra il dover festeggiare, perché mi sembra anche giusto e doveroso, no? Il Natale è una cosa importante, quindi però siamo anche rimasti un po' attaccati all'osso, come si dice, ecco, perché la cosa più importante professionalmente era quella. Sì. Questa squadra è più essere una squadra, è un gruppo molto unito anche fuori dal campo, e probabilmente anche nelle ultime due o tre partite questa unione si è cementata ancora di più, perché comunque è una cosa anche abbastanza singolare vedere il 90% della squadra a tavola con le famiglie a festeggiare il Natale, comunque è un gruppo molto molto affiatato. Sì, a me può solo far piacere questo, no? Ma io vi avevo sempre detto, fin dalle mie prime interviste, fin dai primi miei pensieri che ho espresso sulla squadra, che la prima cosa importante è appunto creare questa chimica, no? Parlare a volte di gruppo è anche riduttivo, questo sentirsi squadra, no? Sia in campo che fuori, quindi questo può solo far piacere. È chiaro che non si fa in una settimana, ci vuole del tempo, e però devo dire che in questo momento i ragazzi sono coinvolti a tutto tondo per quello che è sia il dentro del campo che fuori, ecco. Quindi questo a me non può altro che far piacere, se poi si riesce a passare anche qualche ora insieme che non è solo legata alle sedute di allenamento. E non a caso nei momenti di difficoltà questa squadra ha trovato proprio in questa situazione qui quelle giuste componenti per non disgregarsi, per non spaccarsi, ma per rimanere compatti, ecco. Lei non c'era, scherzo. Come? Detto, lei non c'era, scherzo. No, ma perché è anche giusto, io sono sempre molto rispettoso della squadra, cerco di entrare poco nello spogliatoio dei ragazzi, perché è giusto che loro abbiano anche una certa intimità, parlo proprio nel senso di sentirsi liberi, ecco. È chiaro che se c'è l'allenatore comunque che pochi minuti prima gli ha detto mi raccomando stasera festeggiate poco, andate a letto presto, avrei sicuramente un po' inibito qualche libertà, ecco, quindi va bene. No, guarda, allora, come vi avevo detto, era importante arrivare al 28, no? Che era l'ultima partita del girone di andata, e poi a questa sosta, diciamo, che chiaramente è una sosta che poi, oltre a che ti serve anche per rigenerarti, no? Dal punto di vista psicofisico, perché il campionato di B, lo sapete, è estenuante, è durissimo. Poi è anche così un po' a preludio dell'arrivo del calciomercato, che magari per un tecnico sta anche un po' troppo aperto,
perché comunque ci sono molte partite da disputare con la possibilità di fare qualche entrata e di fare qualche uscita, no? E questo torna un pochettino a destabilizzare, no? Però io credo che in questo momento intanto sia importante più asciugare, no, l'organico, ma perché è fisiologico, nel senso 30 giocatori, 32 giocatori, ci sono dei ragazzi che erano fuori per molto tempo, che sono rientrati, ma non tanto che sia difficile per me, è anche difficile, non è anche giusto per gli stessi giocatori che poi piano piano, ripeto, tenere la testa accesa di tutti, di chi poi quasi sempre non gioca oppure va, rimane a casa, questo diventa difficile, alla lunga logora il giocatore, logora anche l'ambiente, no? Quindi questo adesso ci sarà il tempo con i dirigenti, con i direttori, di fare queste valutazioni. Ecco, per quanto riguarda il discorso di Ali, non lo so, il ragazzo non è a disposizione mia ormai da quasi 2 settimane, ma perché ha avuto questa influenza che poi gli ha lasciato qualche strascico, bronchite, sì, che, e quindi valuteremo, insomma, ecco, saranno i dirigenti anche a valutare questa situazione. Ma sai, sono anche giocatori che sono di proprietà di società che poi solitamente tendono a volerli valorizzare, a volerli sempre impiegati, e magari un impiego come c'è stato in questo momento potrebbe non essere sufficiente per queste società, però ripeto, non sono cose che toccano me, ecco, in questo momento. Ma guarda, io credo sempre, no, che un allenatore in B non è in grado di dire questo giocatore non esce, no? Perché intanto ci sono delle cose importanti che riguardano proprio sia equilibri societari ma anche dello stesso giocatore, no? Io cosa ho detto anche quando abbiamo parlato, il fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere ambiti da altre società, questo fa piacere, però poi è una cosa che va vista a tre, nel senso, io non terrei mai un giocatore che non vuole star volentieri, quindi nello stesso tempo è chiaro che ci sono dei ragazzi per cui li abbiamo anche aspettati, abbiamo fatto su qualcuno, abbiamo deciso di scommetterci, no? Torno a ripetere, no? Quando io parlo di così, facendo una battuta, Memushai a luglio era libero, cioè non è che era partito, Maniero, sapete benissimo, è sempre stata un po' una mia, non una mia scommessa, io ho guardato il ragazzo, ci ho parlato chiaramente e abbiamo deciso di giocarci questa occasione. Brugman, Gaston, non vedevamo l'ora che potesse rientrare con noi, insomma ci sono tanti ragazzi che però in questo momento non è una valutazione che posso fare solo io, ecco, la dobbiamo fare insieme, ecco. Hai fatto diversi nomi, l'unico nome che non hai fatto è quello di Melchiorri, ma Melchiorri in questo caso c'è comunque un'offerta, nel senso, il Palermo sta a può offrire 1 milione di euro e la società ha già detto di no, insomma questa cosa potrebbe. Ma io infatti, guarda, Melchiorri era un altro giocatore che era libero, no? È chiaro che Melchiorri, se uno va a vedere il suo recente trascorso, l'anno scorso era a Padova, non so se ha fatto 5 reti, 6 reti, non giocando sempre, quindi molto ovviamente se noi ci abbiamo creduto nelle sue qualità, adesso è un giocatore che ha segnato molto, quasi solo su azione, perché non ha fatto gol su palle inattive, ha procurato credo 3-4 rigori,
ma non li ha procurati, perché lui poi quando attacca la profondità diventa devastante, quindi in questo momento è un valore aggiunto per noi, per la proprietà. Poi quello che deciderà di fare il presidente, ci sono anche delle valutazioni, che il fatto stesso che qualcuno, una società di Serie A, chieda un nostro giocatore è segno già che qualcosa di buono è stato fatto, insomma. Sì, però ecco, sarebbe un atto di mero autolesionismo privarci di due giocatori così importanti come Melchiorri e Manieri, cioè lo possiamo dire senza tema di essere smentiti anche un po'. Sì, assolutamente, ma io non credo che, a meno che non vengano delle situazioni in cui uno, cioè offerte indecenti, ecco, davanti a questo credo che sarebbe anche giusto che la società potesse fare una riflessione, però in questo momento io sono solo rivolto al pensiero a Livorno, tutto il resto lo vedremo con i dirigenti dopo. Torna Krugman a Livorno? Allora, guarda Gaston, io ho parlato con il ragazzo, lui intanto sta mettendo sempre di più sedute dentro, ha bisogno di giocare, lo sappiamo. In questo momento era, come vi ho già detto, è solo un fatto di utilizzo, no? Nel senso che noi abbiamo puntato un po' nelle ultime settimane a questo sistema 4-4-2 e magari, ecco, in questo momento lui lo ritengo più pronto per giocare da vertice basso, ecco, quindi vediamo, può darsi. In questo momento la formazione è veramente un po' in alto mare, perché c'ho sia Pucino, che ancora non sta bene, qualche problemino Memusciai, Melchiorri è stato fuori, Bjarnason ha avuto un attacco influenzale, quindi valutiamo domani, abbiamo ancora un po' di ore. In base anche a chi sarà disponibile vediamo un attimino l'utilizzo, però sicuramente se anche non parte subito potrebbe essere della partita, specialmente se andiamo a modificare anche qualcosa in mezzo. Ma stai pensando di cambiare quindi l'assetto tattico? Potresti... In questo momento no, potrebbe essere una conseguenza se ci sono delle assenze che mi conducono a dover cambiare qualcosa. No, allora Birke forse è quello che un pochettino rischia meno, perché comunque è un attacco influenzale, quindi è più Federico ha avuto questo riacutizzarsi di questo dolore al costato che viene da una vecchia botta che ha preso, e Raffaele Pucino già sabato, cioè sì, scusate, mercoledì l'abbiamo un pochino forzato, perché a Perugia aveva preso questo colpo al ginocchio con un leggero stiramento del legamento, e chiaro, dopo i 90 minuti gli è un pochettino riaffiorato questo fastidio, adesso vediamo se riusciamo a metterlo in campo. Potrebbe anche essere. Sono maggiori di vedere in campo Vittorini rispetto alla domanda che ho fatto in precedenza su Bianchi. Sì, è chiaro che se non ho disponibile, io devo valutare anche ora. Abbiamo Uroš che rientra, che può giocare anche lui a destra, però vediamo, perché se manca Pucino, insomma, un po' di valutazioni devo fare da questo punto di vista. Ma è anche normale, perché abbiamo giocato due giorni fa. E quindi sapevo che quando vieni ad affrontare il terzo incontro in una settimana, in sette giorni, qualche problemino te lo tiri sempre dietro. Ecco. Ecco, insomma, se non dovesse giocare Melchiorri, sappiamo, no? Questa è un'eventualità, potresti anche quindi tornare a un centrocampo a tre con Bruno Mandalini? Ci può stare, sì. Cioè, solo questa è l'eventualità? Sì, cioè. Sì, sì, è questa l'eventualità. 50-50 o ti sbilanci sul cambio? Guardate, Federico se sta bene lo faccio giocare, anche se magari potrebbe essere un cambio, però in questo momento andando in quel campo lì dove credo che lui possa essere un giocatore determinante nella profondità. E
È una squadra che ha un cammino completamente diverso tra in casa e fuori. È una squadra che ha un attacco molto forte, un centrocampo abbastanza, un centrocampo di tenuta, magari non di grandissima qualità, a parte anche lì può cambiare perché se gioca Berlinghieri nei tre cambia molto, però è una squadra che chiaramente le sue cose migliori le offre negli ultimi 25 metri, dove ci sono dei giocatori, insomma non sto qui a nominarli, che sono giocatori di grandissimo spessore, però proprio per questo noi dobbiamo andare a fare una partita dove dobbiamo cercare di stare poco nella nostra area, ecco. Ok, a posto? Grazie.